più all'unico, è 0,9. Siamo alla Bricoman anche di domenica per organizzare il lavoro della settimana. Nicola ovviamente deve sventrare il furgone, quindi Dio schizza a taglio come se piovessero. Sto già prendendo 6 mm. E ovviamente iniziamo già a prendere le cose per la ricostruzione. E che Dio ce la mandi buona. Niente ragazzi, ieri avevo iniziato a sistemare gli angoli qua davanti, solo che poi dopo la salvatrice non andava bene, c'erano dei problemi, c'era poco filo, non so, c'era la punta che non, non andava la salvatrice bene, quindi non so, ho abbandonato la situazione. Adesso sono andato a prendere il filo nuovo, le punte nuove e andiamo a metterlo sulla saldatrice e vediamo se funziona. La punta. Che va male? Cioè? Non prende bene il filo. Buona, tutto nuovo. Ecco, basta. La più bassa è 80, 50 questo. No, bisogna farle fare. Qual è il problema nuovo? Che ci sono gli omega, quelli già fatti, prestampati, che non vanno, sono in misura giusta. Ma non ce li avevamo già? Non ci volevamo a prenderli? Sì, no, è che mi è venuta in mente una cosa, che volevo toglierli. Quelli che abbiamo preso non li ho misurati bene. No, è che volevo, la mia idea era toglierli tutti e metterli tutti nuovi, però ho detto, ma è alto. Non volevi togli, mi hai detto che facevi un rinforzo. Sì, volevo metterli sopra, capito? È solo che mi sono preso male le misure. Ma dai Nicola, ma come si fa a lavorare così? Ah, non va bene. E quindi adesso? Quindi adesso proviamo la saldatrice. Cambiamo lavoro? Sì. Hai staccato tutte le batterie? Sì. Sei sicuro che sennò scoppiano e dopo fanno corto? Hai capito? Sì. C'è qualcuno che non cosa? Direi che anche neanche, vediamo se riusciamo a tirar via questo almeno. Sì. Questo almeno va.
zio Nicola, leggi. Allora, Paolo è uno dei nostri più grandi fan e che ci segue tanto, quindi ha un senso sicuramente quello che sta dicendo. Ok? Vieni qua però, sennò... Allora dice, a sto punto ragazzi, tamarro per tamarro, io opterei per la truzzata del secolo. Eliminare o bypassare i vecchi scatolari marci, riposizionare scatolati nuovi a fianco a quelli vecchi con sfogo fino all'esterno, magari che salgono su fino al tetto, dove potersi ancorare con il profilo che ancorerà il tetto in vetroresina. In pratica diventerà un furgone blindato, tipo portavalori. Io capisco un cazzo. Vuole, non si può. No? Non si può perché sotto sto rifacendo i supporti, non posso stare al lato. Sì, sì, adesso mi sposto. Va o non va? Va bene. Harry, vieni qua. È un motorino che gira vuoto. Coincide, ma è il numero uno? È questo, non è? È questo qua che rompe le balle, sicuro. Aspetta. Stringilo un po'. E più lo stringi, in teoria, più... Prova. No. No, no, fermo. Che va a scatti? Per forza non lo prende. Ci ha sbugamato di prendere la sua adattrice. L'ha usata figa, la usava sullo 06, c'aveva fino 9. Ma non c'entra, Nicola, faceva così anche prima. E lui intanto l'ha usata con lo 06. Vabbè, okay. Vabbè, cazzo. No, va a giro vuoto. Vedi? Allora prova. No, ma c'è qua. Adesso viene fuori. Adesso va. No, così c'è questo no. Qua che da tenere stretto, te l'ho detto. Ci aspetta, vuole. Aspetta, morsetto. Sì. L'officina MDM. No. Vuoi per in acciaio o in ferro? Ferro. Prova. Figa, va dragster adesso. Perché hai sentito qua? Vieni qua a vedere la soldatrice. Secondo me sta messa da qualche parte, sai? Ho visto una scintilla qua nel fanale di destra. In quel cavo. C'è un cavo che ha fatto una scintilla qua a destra. Prova. Sentito, adesso dentro. Adesso l'ha fatto dentro. Hai staccato tutte le cose, ti ho sì. Detto? Tutte? Magari ce ne sia una incastrata da qualche parte. Tutto, cioè. No, non va. Rimane che non funziona. Perché vai su. Prova? No, sono stato. Prova. Ascolta. Stringi un colore che andava. No, non è quello il discorso. È questo qua. Vuoi provare a metterlo sullo 06 e vedere se lo stringe un po' di più il filo? Cosa di sullo 06? Se tira via questo sotto, cioè, vedi, c'è due scarsi. Ma sì, Ma come sì? C'è scritto 09, ti fighi questo è il suo. Ho capito, ma se non va bene, oi. Come si fa a togliere? Dai, tieni, tieni subito. Questa sarà la foto della copertina. Noi va bene. Proviamo. Magari riusciamo a farlo fare andare un po' meglio. Forse aveva ragione lui, quello che lo faceva andare col 06. Sì, va. Alla fine Piluddu era quello che ha fatto tutto giusto. Non andava la sua bobina.
vede che non fa massa. Forse non fa massa. Oh, ma attaccati alla mira. L'hai già puntata? Ne è puntata, magari. Guarda. Vai. Non fa massa, Nicola, lui. Ascolta, fermati un attimo. Aspetta, dai, spaldar. Adesso salta per aria. Non fa massa per forza. Va o no, allora? Dove è andato lo zio Eddie? Tommaso, mi dice solo il ferro marcio. Forza, non Tommaso. Dove vai? Come stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa sta facendo? La massa è la Castelmassa. Mi prende sotto. Hai ruotato bene però, eh? Hai ruotato bene. Quindi ora cosa stiamo facendo? Devi farla qua la massa, brutto cifoide. Questa che fai la massa? Queste pinzette qua, punci punci. Della farsale. Non fa massa. Che due marroni, perché? Posso farla io? Oh! Dammi quello con il maringo là. E dammi quel cazzo di pezzo di merda. Non ci sta, è troppo largo. Hai fatto un buco? Aspetta. Ma ha fatto un buco nella miera. Dammi una cosa, dammi. Sì, dammi una pacchetta poi. Secondo me. Hai fatto lì. C'è qualcosa che non va per forza, l'ho fatto io. Said I'm sipping on the lean, careful with my team. Sipping.
ma ci sta. Mi volete bene in fondo. Allora biondo, sei soddisfatto della Parkside? Per adesso. Sì, perché non so se ve l'abbiamo detto, magari mi sono un po' persa, che salderemo dando soltanto i punti di fermo, giusto amore? Salderai con questa solo per dare i punti di fermo, no? Sì. E poi arriverà l'altra, che è quale? Io non lo so. Come tempo? Amore? No. Ah, dopo c'è un mio amico che mi presta una 220. Quindi quando poi sarà ora che abbiamo tutto puntato, c'è giusto? Insomma, non è molto... è concentrato. Ti lasciamo lavorare... Bene così, eh? Ti piace? Sì, mi fermo e metterò punti. Ma te lo taglio un po'? Sì, se lo tagli le mie. Dai, tagliamolo. Sì, perché è preso le cose, le misure senza fare come ti ho detto io. Cioè, vedi di cosa ti stai lamentando, cosa ti avevi detto? Delle mascherature che se non si fanno, non le ha fatte come volevo lui. Ma perché te, figa, mi devi andare a letto a dormire, allora mi sono arrangiato come potevo. No, te l'ho insegnato come farlo. Non è che. Non hai proprio scuse, non hai. Non hai scuse. No, figa, c'è sonno. C'è sonno, eh? Io sono andato così, come che ti dice. Fatto. Vabbè, insomma, vi lascio litigare un attimo, ok? Vado a fare le mie cose e poi ci rivediamo tra un po'. Va bene. Adios. Adios, amigos. Ma perché stai facendo così? Ma perché facciamo prima la fai fatta meglio? Va bene con sta piega? Ma sì, dai, dopo faccio il sistema la piega. Uno in angolo, abbiamo fatto un tempo a secondo. E c'è già la dima di questo, Harry? No. Perché non l'hai fatta? Perché sto facendo qua. Sono fermo io. Eh? Sono fermo però. Cosa faccio che ti dica? Stiamo facendo questo. Stavo facendo questo. Qui, se no non lo
quello dicevo io, apri sotto, quello trovi. Sì, io bisogna vedere se. Io lo attaccherei sopra. Ai lati. Sopra, ci devi andare giù piano piano e quando vai giù questi due qua si dovrebbero unire. In teoria. Esperimenti. No, lo stacchi, adesso vai là, vai a vedere com'è e dopo te lo modifichi come vuoi. Però se lo faremo domani. Perché? Domani siamo via. Da mare. Domani se noi, magari ci svegliamo che c'è brutto, non lo so. Se no è il nostro giorno di pausa domani. Vabbè, no, qua non puoi mica sapere com'è qua. No, magari bene o male. È brutto, il mare è bello, magari qua è bello, non brutto. Beh, di sicuro non partiamo se vediamo che c'è brutto. Sì.